Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo avanti col montaggio di Mazinga Z, uscita numero 18 e uscita numero 19. Nell'uscita numero 18 andremo a montare l'articolazione della spalla sinistra. Invece nell'uscita numero 19 andremo a montare il braccio sinistro e le rampe dei missili perforanti. Quindi ci vediamo dopo. Eccomi qua. Questi sono tutti i pezzi dell'uscita numero 18 e l'uscita numero 19. Andiamo con l'uscita numero 18 a vedere cosa c'è. Allora, abbiamo come primo pezzo copertura articolazione della spalla sinistra. Sempre impresso fuso. Poi abbiamo metà articolazione sinistra. Eccola qua. Nonché l'altra metà, eccola qua, sempre ben soffuso. Poi abbiamo lo giunto sferico della spalla sinistra in policarbonato, eccolo qua. Poi abbiamo due metà di giunzione fatti in questo modo, in stirene, da mettere all'interno del braccio. Vedremo come. Poi abbiamo una boccola in silicone, un anello poliuretano, e un o-ring in gomma. A 19. Ok, più l'unica vite da mettere. Quindi andiamo subito a vedere il primo passaggio. Primo passaggio. Dobbiamo inserire l'anello 08 nella cavità esagonale. Sì, esagonale, eccola qua. Nella prima metà, dell'articolazione, ok. Poi dobbiamo prendere il giunto sferico, metterlo in questo modo e inserirlo. Poi subito dopo prendiamo l'altra metà dell'articolazione sinistra. Dobbiamo accoppiare in questo modo, molto semplice, ok, senza fare cadere niente. Dopodiché dobbiamo mettere la vite con la rondella, quindi ci vediamo dopo alla fine di questo montaggio. Eccomi qua, vite messa, vediamo se c'è da stringere con la chiave esagonale un po' così, ci teniamo più. Eccola qua. Dopodiché dobbiamo mettere l'o-ring in questa fessura, molto semplice. Eccolo qua, fatto. Montaggio ultimato. Gli altri pezzi li dobbiamo conservare sicuramente per l'uscita numero 19. Quindi mettiamo da parte l'uscita numero 18, andiamo a vedere i pezzi dell'uscita numero 19. Eccolo qua. Primo pezzo, metà braccio sinistro, sempre metallo presso fuso. Molto molto pesante questo pezzo, già solo questa metà. L'altra metà fatto in questo modo, vedete le differenze dell'interno, sono diverse. Quindi passiamo al pezzo numero 3,
abbiamo il tubo lanciamissile. Eccolo qua. Qua la parte sotto, qua c'è lo snodo e questa è la parte interna. Poi abbiamo le bocche di uscita dei missili fatti in policarbonato. Quello là sempre, sì, policarbonato. Poi abbiamo giunto sferico, sempre policarbonato del tubo di lancia missile. E poi abbiamo una serie, sei pezzi di questi, che sono le rampe dei missili, fatte in stirene ad alta resistenza. Poi abbiamo due viti lunghe, una di scorta, e 5 viti con rondelle, 5 viti normali. Quindi non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere le fasi di montaggio. Allora, dobbiamo prendere la prima metà del braccio sinistro contrassegnato 01 e dobbiamo mettere questo pezzo qui, se non sbaglio, perché sono differenti. All'interno qua dice 05, vediamo se è vero. 05 c'ha questi buchi qui, quindi 05 va messo qua e va messo così, in questo modo qui. Allora, no, in queste fessure. Ok, ci siamo. Poi andremo a prendere l'articolazione della spalla sinistra, cioè questa, e la dobbiamo alloggiare nell'articolazione del braccio sinistro, in questo modo. Vediamo se è vero. Ah, ecco, in questo modo. Qua ci abbiamo l'O-ring, in questo modo. Quindi, passaggio successivo, dobbiamo prendere la boccola, eccola qua, la dobbiamo inserire in questa cavità, così, perfetto, molto semplice. E sì, l'abbiamo fatto rispetto al verso di orientamento, come ho mostrato nell'immagine, e ci siamo. Poi dobbiamo prendere l'altra metà della giunzione e la dobbiamo incastrare in questo modo. Eccolo qua. Successivamente dobbiamo mettere le quattro viti. Vediamo che viti vanno messe. E sono le viti 08. Controlliamo qua l'elenco dei pezzi. 08 sono quelle più lunghe. Quindi ci vediamo dopo alla fine di questo montaggio. Eccomi qua, quattro vite messe, non erano quelle lunghe ma erano quelle corte. Comunque, andiamo avanti. Prendiamo l'altra metà del braccio sinistro e dobbiamo accoppiare con il braccio sinistro, appunto. In questo modo giriamo il tutto e dobbiamo mettere, eccole qua, le quattro viti lunghe questa volta per finire di montare il braccio sinistro. Quindi ci vediamo dopo. Eccomi qua, dopo aver messo le quattro viti proviamo a stringere ulteriormente le viti così, in modo incrociato. Così non ci torniamo più. Qua che succede? Ecco. Bene. Ultima stretta. Ok. Andiamo. Braccio concluso. Accoppiato. Andiamo a lavorare
Adesso nella rampa lancia missili, cioè nel tubo. Allora, prendiamo il tubo, dobbiamo inserire queste rampe. In che modo? Qui abbiamo, allora, la parte più piccola, più stretta, va messa sotto. Quindi andiamo una alla volta a inserire le rampe. Vediamo come, penso così. Ah, ecco. In modo che il perno lì resta bella dritta. No. Ok, perché lì dentro c'è una fessura apposita per ogni rampa. Quindi non è facile prenderla. Ok, siamo a 3. Siamo a 4. Siamo a 5. No. E siamo a 6 rampe. Ok. Dopo sì, belle allineate ed equidistanti da loro, come è stato nell'immagine. E passiamo al punto successivo. Quindi dobbiamo inserire le bocche dei missili del tubo lanciamissili, allineando con precisione i due componenti. Quindi andiamo per ordine, così. E adesso non è facile. Perfetto. Perché devono restare tutte nelle loro sedie. Ok. Ah, qui c'è. Non vi ho fatto vedere una fessura, eccola qua, anzi due fessure. Allora, una più stretta, eccola qua, e una più larga, quindi vado bene così. Quindi ricapitolando, eccolo qua. Ci siamo. Perfetto. Dopo di ciò, innesto piccolo, innesto grande. Giriamo. E qua. Qua ci dice di capovolgere il tubo, di prendere il giunto sferico, accoppiarlo così, e di mettere, ok, ci siamo, e di mettere la vite lunga, eccola qua. Così da fermare le bocche lanciamissili. Quindi ci vediamo dopo alla fine di questo montaggio. Eccomi qua. Vite messa nel giunto sferico. E per concludere dobbiamo mettere il tubo lanciamissili nel braccio sinistro. Dobbiamo innestarlo nella boccola all'interno in modo saldo. Qua c'è la fessura più la guida, quindi non sarà difficile. Quindi dobbiamo premere con un po' di forza. Ecco qua. Quindi questo è il risultato del nostro primo braccio, del braccio destro. Quindi si può già girare, vedete? Quindi il braccio destro penso sarà in questo modo.
qua si muove un po', è normale. Qua andrà l'altra copertura e più il coprispalla, quindi sarà così sicuramente. Quindi direi altre parti non ce n'è da mettere. Quindi ci vediamo dopo per i saluti e i ringraziamenti. Eccomi qua. Questo, come dicevo poco fa, è il risultato finale. Guardate che bello. Insieme alla piastra toracica. Eccola qua. Davvero un bel modello. Siamo arrivati già all'uscita numero 19, quindi andiamo spediti mese dopo mese, 4 numeri, e andiamo avanti. Siamo arrivati alla fine del video, io vi saluto e vi ringrazio, ci vediamo alla prossima, ciao!